Sofia e me. Secondo appuntamento della seconda puntata della seconda serie della seconda vita della secondo me. Sì. A mamma piace un pesce. Bene, like, condivisione, commento qua sotto per mandare avanti questa trasmissione se volete che continuiamo a farla. 15.000 like, altrimenti non droppiamo. Ogni like è una preghiera per Morgan, vai. Era per... l'anno scorso era per Gigi D'Alessio, quest'anno che è la seconda serie della seconda puntata della secondo me è per Morgan. Vai. Che ne ha tanto bisogno. Barra, non sei la più famosa d'Italia, vieni come qua. Come no? Perché se non si gira nessuno non te ne puoi andare. Fanno il liscio, sono romagnoli. Sono nato a Roma, ho 49 anni. Complimentoni. Se fanno rock and roll hanno vinto tutto. A questo quindi non spaccia, perché secondo me... No, negli anni 50 c'era solo whisky. Vabbè, ma lui era contrabbandiere degli anni 50. E anfetamine quelle degli ospedali, però. Vedi che è tutto brillante. Qualcosa di grande, poi ci... Se fai qualcosa di grande, poi è un casino nasconderla. Non vanno gli amici suoi? No, adesso c'è la presentazione. Lui potrebbe fare. Allora, tu devi capire che lui ha una storia drammatica alle spalle per convincere la giuria. I suoi genitori l'hanno abbandonato in un cassonetto. Va bene, basta così, guarda, va benissimo. Aspetta così. No. Al che arriva un altro bambino abbandonato per strada e gli ha detto: ah, lusso, ti abbandono nei cassonetti. A me hanno abbandonato di te una puzzanghera. Ti prego, non me ne frega un cazzo di questo tipo. Questa è la storia sua drammatica. Finisce più sta storia drammatica. Una suora di clausura lo cosa? Adotta. Ancora, continua. E gli insegna la pratica del cilicio. Come? Non del silicio, del cilicio. Bruce Brown. Ah no, loro l'accompagnano da dietro però, così. Morgan. Subito. Grande cazzo. Amici di Marco, credo. Un nuovo format. Muoversi. Babbo Paluba. Girati e vedi. Lui è, guarda che è un figo. Porca troia, che bomba. Ha fatto una facciata. Grazie. Hai già il fiatone. Strano, guarda, che non si siano girati la Lamborghini e quelli. Guarda, per onestà intellettuale non saprei dove collocarti all'interno delle sinergie dell'azienda. Ah, ho capito. E mentre la Lamborghini ha detto: cos'è questo? Ma lui è figlio di Gassman, eh. Ciao. Come ti chiami? Marco Liotti. Io vengo da Roma. O dall'Arkansas. Sì. Senti, dimmi una cosa. Come mai questo genere? Che cazzo vuoi? Posso dirci perché mi sono girato? Sì, come no? Non ho capito in realtà che età avresti avuto, non era chiaro. Neanche i congiuntivi hai. Chi è che mi dico? Ah, ok, va. Dire solo che non mi sono girato per ovvi motivi. Per ovvi motivi. Sai perché mi sono girato io? Per creare un cortocircuito. Che era diventato la musica. Cioè, un Do to Death. Cos? Do to Death, non io Do to Death. Fate un bel bebop a lungo napoletano. Scusa, quel pechegno, cos'è che fa? Bebop e rocksteady, napoletano. Un biscotto. Io vorrei farti vedere la scena. Vuoi ridere perché pensi di aver fatto una bellissima battuta? Quando poi fa il featuring con Gigi. Esatto, Morgan. Morgan adesso mo ci sparano dentro le ginocchia. Sì. Proprio dentro le ginocchia. E la Lamborghini? Niente, lei è. Lei è. Lei è. E il Quantum. Esiste. Hai capito? Io no. Elvis cantava anche Uso Amici. Gigi, accompagnalo. Che lui canta, per favore. Ecco. Ma ascolta, Elvis non contava solo me. Ah, allora lo conosco Elvis. Allora io suono il piano. Come bravo. Me lo porto pure a casa, finito qua l'ambraga, la mera bassa. Speriamo che non faccia come al solito le armonizzazioni. Come no? Armonia, la seconda nome. Allora, okay. La chitarra, lui il piano e tu canti. Guarda che bello, questa è una cosa bellissima. Loro si divertono. Sono lì che si stanno divertendo, cazzo. Una tuerca. L'altro, per ovvi motivi. È distante dal mio. È distante, anni luce, un alieno. E questi si divertono questi davvero. Questi si divertono. Io ti accompagno col piano. Io prendo la chitarra. Vai, vediamo lo scempio. Adesso parte con l'accordo in fa, depressivo. Gliela hanno attaccata stavolta? No. Gli dicono che sono wireless per farlo suonare senza, perché così non si sente. Ciao. Vai. Che bella cosa. Però lui voleva che aprisse, capito? Gliel'ha tirata giù. Ride. È già una festa. Ah, avangulo. Bravo sto ragazzo. Con la mano rintasa a coach. Morgan voleva fare di più, ma... Chi è più glamour qua? Dai, chi è più glamour? Cosa sta per succedere, Barlo? È a metà tra Terminator e Giginator è diventato questa. Era Giginator da quella di ieri. Giginator. Guardalo, allora, si stanno... Chi è più glamour? Io sono io, non sa cos'è glamour, però per sfida lui è più deve glamour. Deve essere più di tutti. E lui sta dicendo, ragazzi, non litigate, c'è abbastanza rock and roll per every lui è impettito e lui sta dicendo, a me la mano sta dicendo... Ah, impettito, così? Adesso si dice impettito, vai. Prima si dice impezzato. No! Perché è tutto d'un pezzo. Dai, ditemi, no, avresti più glam, no?
Allora, Marco, guarda che quando riesci a sfotterti la cuccarini lì vuol dire che stai strisciando. Vai, andiamo avanti. Vabbè, cos'è sto spirito qua? Quanto tempo ho? Niente, veloce! Subito, un secondo. E poi denaro, amico! Dice, allora, Morgan è forte, però è Morgan. Gigi è forte. Però è Gigi. Una bella testa, cioè, testa. Morgan è più rock glam. Che potrebbe essere molto più simile, però Gigi magari fa l'eclettico. Gigi ha più ganci. Vai, andiamo a vedere. Dai, andiamo da Morgan. Va, fangulo. Si è girato anche per prima. Si fanno le pistole, Barlo. Sì. Secondo me stasera è finito, le altre cose facciamo solo noi. Vai a casa, Marco. Marco Morgan. Vai in camerino. Vai, che ti ho lasciato una cosa. No. Vai. Tutti i rocker si è preso lui. Vabbè, ma è matto. Grande montaggio della Madonna. Il grande architetto mi parla. Egli governa la mia mano. Chi è? Cannavacciuolo magro? Sì. Vabbè, ma te la stai vivendo male. Hai esagerato. Sì, va bene. Sì, ha esagerato anche lui. Questo viene dal futuro anche lui. Futuro imperfetto. Sì, un botto. Cosa c'hai, papà? Si è già girato Morgan, guarda. Quasi. Beh, c'è la vocina. Gli piace anche a Guerra. Vabbè, mica per già. Una voce dentro cui... E parla. Dai, Guerra. Dai, pigliatelo, Gue. Sono l'unico a questo. Always hardcore. Nessuno? Morgan. Mi piace molto il tuo timbro e mi piace la tua energia. Beh, l'energia gli piace un botto a Morgan. Botto. Non hai altra scelta. Energia! Sono diventato Morgan per me. È troppo convinto su quel tipo di rock. È troppo fuori dal tuo... Anche pensando di urbanizzarlo, ma poi lo snaturi. Secondo me è sbagliato pensare così, perché invece guarda... Ma mi sono pentito. Quando si fanno queste... Quei pentite, tiene gli occhi non pentite, quei pechegni non pentite. Morgan è una persona magari più spirituale di me. Che c'è, è il grande architetto che mi guida! Cos'è sta cosa satanica, sì, mostro? Impongo la mano e in questo caso impongo la sinistra. Vabbè, ho capito. Mi impone. Non ce la faccio. Abbiamo i tarocchi. Va bene, io ti voglio bene. Morgan mi ha rotto il cazzo, te lo dico. Morgan. Già una volta l'abbiamo detto. Scrivili su un diario, sti pensieri. Morgan, lasciamo Dio fuori da questo mercato. Questo. Aspetta, Grignani. Attenzione che questo è di Morgan, la chitarra. Chissà. Ma lei parla da latina? Ma è giusto che lei debba parlare? No, ma lei parla da latina comunque, ha l'accento latino. Aspetta, non parla da latina. Madonna, questo è amico tuo. Ci gioco le palle. Forse sì, aspetta, vediamo. Sì, e quindi dateci più che... Ecco Motta, hai beccato, bravo. Nessuno si gira. Ecco Morgan. Quando non si gira nessuno va bene anche Morgan per i genitori. Fino a ieri non andare, quello è drogato. Non c'è andare da Morgan la mamma. Bravo. Ma fa culo ha detto. Dove sei felice? Sono di Napoli. Mo? Gigi. Hai visto la faccetta? Infame, non l'hai preso? Scrive canzoni tristi, anche se andiamo felici. Ah, però l'autore non può. Sì, è napoletano. Io capisco quando si bravo. Questa cosa ti distrugge, hai bisogno di un ripiglino. Guardate che questa poltrona è per due. Di cotte e di crude. Cosa fa? Non funziona. Perché ha le caviglie gonfie, Morgan? Non ho fatto niente. Ha rotto il pulsante, Barlo. Ha rotto. Vai, si incazzano. Sono arrivati i tecnici. Non ho fatto niente. Cazzottissime, ragazzi. Ci facciamo una crocchia adesso. Lui lo vuole sistemare a cazzo. È come quando io ho rotto il cabinato degli omini verdi. Sì, ha cercato di sistemarlo così a cazzo. Gli ho detto, vabbè, ma dai, ma qua fai lo duplichi la chiave, si aggiusta. Raga, un cabinato originale. Morgan. Hai rotto tutte cose. Hai scassato tutto. Guarda come si sta giustificando. Identificare, lo identifico come un contatore della luce. Cosa? Lo faccio più, giuro. Poverino. Io ti identifico come un serbatoio del metano. Ma perché? Perché è la forma. Un boiler. Bene. Esatto. Spoiler di merda. Qualsiasi cosa tocchi la rompi. Sì, anche i sassi hai rotto. No. Però mi sembrava figo. Dove è andato? È andato a nascondersi. Cos'è? Il frizzi sprizzi? Ma sono pure tarocche! Ah, questo forti. Chi sono? Fratomo, questa? Fratomo. Facevano i Metallica, coi rasta? Questa roba. Un rapper coi rasta Fratimo. Rasta Galico. Cos'è? Wow. Oh. Bravo che chitarra tipo. Mette gli effetti lui col sì. Sol. Sembrano di più di due, eh?
Ma magari gli artisti di strada così in giro, grazie. Vero. Chi è quel tipo? Papi. Lei è impazzita, li vuole subito. No, no, mi cos'è piace che... il suonino. Il suonino? Mi identifico il suonino. Il suonino? Qual è? Quel ni. Il suonino. Ho pure mancato la... Spaccalo come Morgan, è finita questa, non c'è più di tastiere. Lo so. Che è del soul proprio. Senti il basso, tutto lui. Pazza. Però posso dirti, secondo me... No! L'hanno bloccata! Pezzi di merda! Ehi, sul big boss, sull'elettro playbook. Sì. Ridi, co... No! Satira! Cazzo, porti di brutto! Sì, bravi. Però hanno bloccato Elettra. È bloccato parte. Come si sta con la sconfitta? Aspetta, in mano? Voglio sapere chi ha bloccato. La mia sedia a fare così. Sì, ma dove girati sì, prima? Sì, sì, sì. Guarda. Oh, ma dove siete? Questa è colpa del papicciulo tuo amico, quelle pregno. Quelle pregno. Dici che l'ha bloccato lui prima di girarsi. Sì, ho capito da come si è girato ridendo. Di strada? Sì. Andiamo anche... a Bologna. A Bologna! A Bologna, dovete venire con me! Ecco. Perché lei si è presa bene che ha detto Bologna? Pugliesi, veniamo da Foggia. Pugliesi di Foggia. Abbiamo deciso di fare questo progetto perché abbiamo pensato di appunto unire la musica alle cannette. Sì. E ai soldi di mio padre. Ovviamente per motivi culturali. Culturali. Gutturali. Culturali. Se volete fare un beat o mettere qualcosa. Fa, se fa freestyle abbiamo vinto, vai! Vai, metti un beat, metti un beat. Dai, bravigami! Sono qua! Sì. Vai, Gue! Torniamo ai Dogo, dai! Ma questo è dei Dogo! Ah, è... Boom. Vabbè, gli hanno fatto un pezzo suo. Vabbè, ci sta. Con la carta moschicida, no. Ci ho fatto una tuta. Guarda, brilla tutta. Gli scarafoni attaccato sulla schiena nuda. Bene. Di chi è l'originale? Lui è sua. No, chi canta il melodico? Credo Babaman. Babaman. Oh, ma il tipo che voce ha? Fortissimi. Cioè, posso dire, l'unico difetto che hanno sti ragazzi con i rasta che puzzano quelle che erano. Ma quelli, sai, non vanno fermato alla frontiera lì. Quella è Bologna. Manca l'Albania. Non avete, siete passati anche l'Albania. Già che eravate Spagna Bologna. Qualcosa mi dice che forse scenderà. Vabbè, ma è scontato che sceglie. Cazzo benevolenza, si dice. Per cos'è che ha detto? Cazzo benevolenza. Cazzo benevolenza. Penso che dovreste scegliere me. Perché? Il stesso che voi che esisto. Quindi sottintende che Gue non lo è. Dovreste scegliere me per un semplice motivo. Io non ho fatto l'artista di strada, ma è come se l'avessi fatto. Ma ho fatto la strada. Il matrimonio, le comunioni, le feste. Scuola di vita. Sì. Scuola di vita e di morte. Ma posso capire. Sì. Mette Gigi ha fatto tantissima carriera. Ha fatto anche la staffetta per un certo tipo di sistema. Quindi la nostra scelta. Dai. E Gue. Sapevamo, dai. E Gue perché ho i rasta e fumo le cannette. Sanno che io ho fatto più cannette di loro. Avevo 17 anni perché ma sono passate pure 50 anni. Guarda, Elettra vuole morire. Dice, cosa stai dicendo? Va. Ti ricordo che faccio ancora breakdance. Sì, no, sabato sera, tutto girato al contrario. No. Adesso ci fa vedere la breakdance. Gira sulla testa. Breakbeat. Io ho conosciuto Andy dei Blue Vertigo sotto i portici perché io ho girato con il blaster a fare breakdance. Ci fai un windmill? Ci fai un windmill? Sì, te lo fa sul soffitto però. Lo voglio fare io un windmill. Sai che lui fa il moonwalk sulle pareti? Sì, quello è quando è pieno. Sì. Pieno il locale, dico. Morgan. Quando è pieno il locale. Sai fare due trick? Sì, trick e tra. Devo. No, se fa un windmill, spacca. Guarda, ecco perché ha le caviglie gonfie. Si è scassato. Vabbè. Verme. Quello vabbè, però lo fa, eh. Quello è quando buttano giù per terra. No, prima che perde qualcosa. No, Barlo! Satira, Morgan. Quello è il trick. Ti vogliamo bene, sei più bravo di me. E qua che faccio con che faccia salzata? Preso bene, vaffanculo. Il serpente ha fatto il vermone. Stamente importantissimo del cibo. Sì, non ce ne frega un cazzo. Chi è? Justin Bieber. Non ha più 12 anni Justin Bieber. Siamo nella redazione della notizia. Poverino, deve ancora sviluppare. Sì, mi interessava tantissimo. Ha la voce da ragazza. Sai quando avevo la voce da ragazza?
ragazza, io per quando piccolino avevo adesso. La voce meno, ma magari a Cristo, raga, datemi una voce da ragazza e poi andare su Repubblica domani e io vinco tutto. Guarda, sì, sono una ragazza con la barba cicciona, quindi anche Chubby cicciona, quindi non puoi dirmi un cazzo. Esatto, che bello, ma magari a Cristo quelle che ci piacciono a noi. Canta lui, vai vai Andrea. Beh, anche il nome è ambiguo, quindi sì, comunque avevi ragione, molto Bieber col viso, però da quando era piccolo. Guarda, secondo me fa proprio una canzone di Bieber. Ma se ce la fa è fortissimo. Ma certo che ce la fa, non ha ancora sviluppato. Guarda, o Bieber o Cristiana D'Avena. Khalid. Porca troia. Giustamente ce lo siamo chiesti anche noi che l'abbiamo visto in faccia. È Mahmood, bravo. Madonna. No, Mahmood. Ma lui chi ce l'ha, quel pechegno? Quell'occhietto non mi è piaciuto. Che occhietto? È forte, è forte. Però c'ha Mahmood lui. Sì, per forza, nelle sue corde. Quello se lo piglia Gue. Sì, per forza. Perché lui sceglie Gue. A 12 anni è normale che sceglie Gue. Sti cazzi. Cosa fa? Cosa fa? Gli doppiava a fanculo. Ha detto se dici ti blocco. Ti ho visto, mi hai bloccato. Ah, che merda. Sono cattivi quest'anno, è difficile che si bloccano così tanto. Forte. Lamborghini? Grazie. Grazie. Mi chiami, presenta. Sono Andrea Settembre, vengo da Napoli, ho 17 anni. A Napoli? Andrea, can you hear me? Yes, I can. I'm very glad for that. L'inglese è finito. La realtà è che io non posso averti in squadra perché Gue mi ha bloccato. Perché? No, lui mette le mani avanti. Guarda, io ti volevo, ma cosa vedremo. Significa? Cosa significa? Non sarebbe comunque venuto da te. Lui non sarebbe comunque, vero, Andrea? No, vabbè, vabbè, ma se... Madonna mia, che cattiveria! È vero, Andrea, che vuoi andare a Ghillà? Quel trick di quando i tamarri venivano. È vero che è un coglione? No, cosa stai dicendo? Che sono un bugiardo? La stessa cosa, non puoi scappare. Hai fallito. Sì, sei un bullo. Basta. Perché avete questa certezza? Perché un talento così napoletano non può venire con te. La butta sul campanilismo. Perché lui potenzialmente poteva venire da te. Ah, forse queste sono parole. Forse queste sono parole. Evidentemente avevo paura che io mi accaparrassi il giovane talento. Proprio così. Cioè, proprio così, Morgan. Quello che vuoi, basta che stai zitto. Sì, sì. Quasi giusto un anno più del mio cane. Non dice tutto perché ne ha 4. Prima o poi il range d'età lo becca. Lamborghini hai vinto. Numero 1. In cuor mio sapevo che avresti scelto qualcun altro. Poverino. Poverino. Ma gira. Io sono un grande fan di Elettra. Sì, certo. Sì, cioè, guarda, però è stato carino lui, Gioia, sii sincero, saresti venuto da me? Sì. Mangiati le teste adesso. Così perché non mi sono girata? Guarda che... No, non posso neanche i miei genitori. No, raga, no. Purtroppo mio figlio è così. Che dobbiamo fare? Ce lo teniamo. I figli o li ammazzi o li mantieni. È quello. Così. Poverina, si beccava il più forte di tutti. Ma mangiati le tette. Sai perché non mi sono girata? Perché io molto spesso, quando sento una voce così forte, così bella, dico ok, c'è Gigi e c'è Morgan, che sicuramente hanno molta più esperienza di me. È un complesso di inferiorità. Sì. Ma che inferiorità, pazzo? La parte di una maggiorata. Non sa cosa vuol dire maggiorata, non dire queste parole. C'era comunque c'era Wesker di Resident Evil tra il pubblico, non so, l'ho visto solo c'era io. C'era un Licker. Trovalo. Raga, vi lascio questo sondaggio, trovate il Licker. Che caldo. Questo l'ho subito. Non te l'aspettavi, No, fanculo, sono subito tutto rosso. E allora? Che cazzo. Questi sono degli appassionati. È talmente fine, raga. Io sento qua nel cuore, cazzo. Oh, vi dico una cosa, io non so bloccare. Bestemmiando la Madonna. Guarda, io l'amo, non lo so, ti giuro. Ho cambiato Lambo, talmente puoi venire. Non vale Lambo, Lamborghini, Letta, puoi venire. Però si invita lui. No, puoi venire un'altra volta. Puoi venire a trovarci, per favore. Sì, ti prego, sì, ti prego. Ti twerco sul cazzo. Io, a te. Ti metto un cazzo di gomme e ti quarto sul non credo twerco. Venga più dopo questa cazzo. Cosa che secondo me è una cosa che gli manca come range delle esperienze. Non lo so. Ti posso assicurare. No, ti faccio. Veramente con me sarai felice tutto l'anno.
Tutto l'anno. Devi proprio pensarci un attimo. Non ci devi pensare. Sta senza pensieri. Sta senza pensieri. Che suona tutto come una grande minaccia. Sta senza pensieri. Sì. Ma secondo te è l'accento che. No, non è l'accento. È proprio la pesantezza di ogni singola sillaba. Proprio. Quando parla Gigi, o è per chiavarti o è per spararti. Sono due cose. Non è, in entrambi i casi sei fottuto. In ogni caso ti arrivo al cuore. Sì. Ma costruivo di venire da tutti i due parenti a Napoli. No, raga, io non ho sentito niente, io non ho visto niente. Io non stavo guardando le voice, io stavo guardando Malati di Risparmio oggi che è il 3 aprile 2019 alle 13:48, 3 maggio. Oggi io stavo guardando Malati di Risparmio con Fada. Ah, guarda quello che per risparmiare va a raccogliere la roba in mezzo alla munnezza. Ah! Sì, la munnezza. Guarda che pirla quello lì. Ma io non ho visto niente. Non riesco, non mi scende il caldo da prima. Sì, guarda lui, guarda solo gli occhi come è preoccupato. Allora, io adesso vi dico, guardate solo gli occhi e guardate la preoccupazione. Vai porta a porta. Vado da porta a porta a bussare. Con revolver bussa. Bom, 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 bom. Sono contento a prescindere comunque di aver cantato qui. Bravo. È carino lui. Sì? Sì? Ed è Satura. Satura! Elettra, perché non ti sei girata? Poverina cazzoletta, mamma mia. Però questa cosa Elettra gli insegnerà a non sottovalutarsi. È vero. Perché tanti ti amano, anche se non sei una musicista, anche se non sei studiata, anche se non sei intelligente, anche se non sei simpatica. No, sto scherzando, Elettra. Non sottovalutarti, perché comunque sei una personalità di spicco. È la persona più reale, senza nulla togliere agli altri, più reale che c'è lì dentro. Sì, perché lei è proprio così, ingenua. È sincera, è ingenua, ma ingenua nel modo giusto, sì. Non nel modo sbagliato. Sì. E infatti io ti ripeto, ho rivalutato tanto il suo modo di essere. Infatti. E mi dispiace quando la gente non la sceglie, perché ok. Basta magari bullizzare Elettra Lamborghini, perché vi veniamo porta a porta io e Fada a caccare sul sai sofà. Sai che cos'è? Non è neanche tanto i giudici, è quanto il rating che ha ricevuto nel momento in cui ha deciso di partecipare a The Voice. Perché tutti sui social l'hanno massacrata. No, non devono rompere il cazzo a lei, devono rompere il cazzo a chi sceglie la giuria. Sì. Se proprio vuoi rompere il cazzo a qualcuno. Certo. Uno, due, lei ha fatto delle hit internazionali. Quindi zitto in mosca, come diceva Tupac, chi è primo in classifica ha ragione. Secondo me Tupac ogni tanto qualche cazzata la diceva. Forse però, anche in questo caso. Sì, però comunque falla tu la hit. Sti cazzi, è una persona. Dei anche consigli. Se è una donna, è una persona, ragazzi. Bar, no. Basta. Volevo uscirne da questa cosa. Vai. Non posso tradire il mio cuore partenopeo. Sì, non puoi neanche. Non puoi neanche aspettarti che ti decimi una famiglia. Non puoi neanche tradire, punto. Perché poi. Hai detto ci sono cose in più, non posso tradire. Scusami, però scusa, sei napoletano. Con tutto quello che hanno i napoletani verso la musica napoletana, io ti dico di no. Ma sei scemo. Al re. Se c'era Nino D'Angelo, ce l'avevo. Cioè, lui. Da una parte c'è il re, da una parte c'è il re. Che cazzo mi frega del re? Hai cuore! Nessuno ha sindacato. Guarda, una foto con Elettra. Carino. Lui è venuto per appunto. Pensa, il suo primo concerto che ha visto a un anno e mezzo è stato il mio. Tungula Mamd. Perché guarda, mi dispiace un sacco. Cioè, Elettra, quest'estate invitatelo in piscina da te. E lo fai felice con tutte Madonna, le tue amiche. Madonna. Lo fai, diventa uomo proprio in un'estate. Ti crescono i peli pure. Si fa anche due mesi di gattabuia, esce con tatuato qua 69 pure lui, vaffanculo. Vai, gattabuia. Da quanto non lo sentivi? Toma del quarto, quindi già sta qua. Già sta qua. Tutto sto campanilismo. Ma il concetto di napoletano che è campanilismo. Sì. Perché o campanilismo hanno inventato il napoletano. Esatto. Hanno inventato la pizza e come hanno inventato tutto il resto. Come hanno inventato offendersi a morte per ogni minima che gli dici. Io adesso voglio che tutti i napoletani vadano a scrivere sotto la pagina di Morgan che è un razzista, come fanno con noi. Sì. Parliamo napoletano. Basta con sta roba napoletana. Basta Milano Napoli. Il caffè, dai. Il caffè. Altro stereotipo? Ma canti napoletano. E allora non vai un gaz proprio come uomo. Ma sti tagli con l'ash. Ti sta facendo tu palla. Chissà quanto mobbing gli sta facendo a Elettra. Madonna, ma poi dovrebbero essere Pappo e Ciccia. Disegnatore di suono. Disegnatore di suono. Di sound designer. Computer. Computer. Ma che lingua è? Inglese. A me sembra cinese. Vabbè, la gag più bella del mondo. Non è The Voice of Naples comunque. Se no la facevamo un po' Vesuvio, ma c'ha ragione anche lui.
C'è il Vesuvio, vedi Omare quanto è bello. Posso dire c'è una cosa? In tutto questo, Gue Pequeño, sai che ti adoro da quando sono bambino. Niente, non stai dicendo niente. Da quando abbiamo cominciato il programma lui non dice niente. Beh, ma lui non dice niente per onestà intellettuale. E anche per un certo cosa di distanza. Hai capito? Ride. Lui è lì come noi. Quanto ride. È bello quando ride. Cioè, è fantastico. C'è posso vergognarmi? Sei pop. Pop. Siete finita. È bellissimo il pop. Sì. Sì. Ho un progetto con un contrabbassista. Senti che rumori di cavallo. Tacchi? No, si è arrivata la carrozza. Tacchi Nezzo, Psycho Killer. Roba di Morgan. Brava. Ha fatto anche il trick alla Cristina D'Avena. Brava cazzo. La voce però a lui lo fotte perché gli piace la canzone. Niente di. Non ha avuto quel. È l'X Factor, la voce. Oh. Ma le sfumature c'erano, però non c'era qualcosa di particolare che dici cazzo. No, allora, la lirica, io sono sempre di quelli che o la fai lirica o non la fai. Tra urlare come un falco in falsetto e fare la lirica c'è una bella differenza. Certo. Il trick alla Cristina D'Avena è bello. Sì. Però poi devi avere una voce più calda, più bassa. Esatto, il warm della voce mancava. Perché se vuoi fare poi il trick dell'alzare, me lo devi alzare da una roba un po' più esatto, calda. Che vai giù e poi perché sale. Poi... Si vede, perché sei molto preparato, secondo me. È una cassetta che aveva mia madre, questa di Tolkienz. Carino. Quando ero piccolissimo, ed è penso una delle prime cose che ho sentito, che sentivo. E sono molto legato a sto pezzo, mi ha fatto molto piacere sentirlo. Sì, Senti, solo questo di pezzo. Angelica, io non smettere mai di amare. Ma perché queste frasi da... Non è che stai scrivendo una canzone ogni volta che dici... Va bene, e con questo Fabio Volo, Fabio Volo, noi vi salutiamo, ci vediamo, ricordatevi 15.000 like così droppiamo la prossima puntata e ci aspettiamo settimana prossima. Saluta mamma.